l'ennesimo colpo di una azienda assassina, sottolineo azienda assassina quale è ArcelorMittal, perché uccide uccide dentro lo stabilimento o crea le condizioni per far morire dentro e anche fuori, si permette il lusso di dar vita ad una procedura di sospensione nei confronti di un dipendente, Graziano Zingarello, accusandolo di aver fatto un video e quindi pubblicato relativamente al caso di un operaio che era stato dimenticato sul tetto appunto delle coperture, di una delle coperture dei parchi minerali. Il video non è stato fatto da Zingarello, ma la cosa grave è che si vuole davvero colpire, creare un clima di intimidazione. Questa è ArcelorMittal a Taranto, con la complicità, devo dire, degli enti e delle realtà che consentono ad ArcelorMittal di instaurare la dittatura. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, un episodio davvero gravissimo che la dice lunga sulla strategia di ArcelorMittal, creare il regime del terrore e punirne uno senza motivo per educare gli altri. Sì, esattamente questo. Potrebbero tranquillamente scrivere un libro dopo un anno di permanenza a Taranto, come terrorizzo la città e i lavoratori. Che questo sono, purtroppo, non è gente per bene, io lo dico in maniera chiara e trasparente, come ho potuto dire più volte ai ministri, perché persone che commettono questi atti nei confronti di lavoratori che stanno lì, subiscono quotidianamente tutto quello che emettono le ciminiere, tra l'altro nel caso specifico parliamo del lavoratore dei tamburi con un figlio disabile, cioè uno di quelli che la sera, quando finisce di lavorare, non ha manco il diritto di aprire la finestra a casa. E come dire, vedere l'atteggiamento da parte di Arcelor, che imputa al lavoratore sulla base di nulla, perché non ci sono prove, perché tra l'altro l'unico che potrebbe testimoniare di aver ricevuto il video da Zingarello dovrei essere io, ma non lo farò mai semplicemente perché non è vero, perché il video l'ho ricevuto da altre persone, e questo, come dire, è sintomo di un atteggiamento di chi a un certo punto sta lanciando un messaggio chiaro: se entri in fabbrica devi stare zitto e non devi assolutamente, come dire, far uscire all'esterno tutte le porcate, perché così vanno chiamate, che avvengono all'interno di quella fabbrica, pena anche il solo dubbio che sia stato tu di prenderti e di licenziare. L'assurdo è che anziché stare zitti e fare ammenda del fatto che un lavoratore fosse rimasto lì sul tetto, hanno il coraggio di ribaltare la frittata. No, ma la ricostruzione che fanno nella contestazione, loro dicono che l'azienda d'appalto ha fatto gli accertamenti, in realtà il lavoratore non l'avevano dimenticato, però dimenticano che io ho parlato telefonicamente con il capo della sicurezza, ingegnere La Sorte, che mi ha confermato che era stato dimenticato il lavoratore, specificando che però il lavoratore non è stato dimenticato dal giorno prima, ma era solo da qualche ora, tant'è vero che La Sorte a un certo punto al telefono mi dice: prenderemo sempre i provvedimenti sul capocantiere e sul caposquadra, li sbatteremo fuori, non li faremo entrare più, perché è gravissimo dimenticare il lavoratore sul tetto. La sospensione che durata dovrebbe avere? È cautelativa, di solito l'azienda quando fa queste operazioni fa il licenziamento, che di solito comporta questo, però siamo i soggetti, come dire, ArcelorMittal, la reputazione di ArcelorMittal è talmente nuda da questo punto di vista. Poi oggi, come dire, il connubio ArcelorMittal Morselli non lascia scampo, non lascia ombra di dubbio. Diciamo che siamo letteralmente preoccupati, perché l'azione incalzante del governo che continua a rincorrere ArcelorMittal, io credo che stia legittimando un atteggiamento di tipo terroristico da parte di ArcelorMittal. Forse siamo peggio che ai tempi di Riva e D'Archina. No, Riva rispetto a questi qua sarebbe un santo, io lo dico in tutta onestà, sono stato licenziato 3 volte dai Riva, Riva rispetto a questi qua sarebbe un santo. Questi sono il peggio del peggio del peggio, tra l'altro accompagnati da una serie di personaggi locali che ammazzano la città e i nostri figli da anni, che dovrebbero stare in galera e invece stanno ancora lì dentro a fare il bello e il cattivo tempo. Perché poi una delle cose che ci dobbiamo chiedere: chi sono i responsabili delle varie aree, soprattutto quelle che necessitano dei lavori AIA? Cioè, chi sono stati coloro che sono stati incaricati di seguire l'attività AIA? Sono tutti pregiudicati del processo ambiente svenduto, e questa è l'altra cosa gravissima. Graziano Zingarello, lo dico senza se e senza ma, vittima di un'azienda criminale
di un'azienda che uccide e che si permette il lusso anche di punire senza motivo un lavoratore. Zingaredo, tu sei stato accusato di aver fatto il video relativo all'operaio rimasto lì sul tetto senza prove. Come dicevamo con il coordinatore Rizzo, si vuole creare un regime di terrore. Ricostruiamo un po' i fatti. Allora, io monto di secondo turno nello stabilimento di ArcelorMittal. All'improvviso vediamo un operaio sbracciandosi vistosamente a 80 metri d'altezza. Uno che farebbe? È andato per vedere e dare allarme su questa persona, per non lasciarlo, lasciarlo lì, perché giustamente è una persona umana, può fare queste cose. Allora abbiamo chiamato tutti gli enti, tutti preposti per intervenire a questo evento qui, perché è stato dimenticato questa persona su questo 80 metri sulla copertura dei parchi. E io credo che per aver fatto un'azione giusta per tutto questo, ma no, per essere facendo meno accusato di un'accusa ingiustamente, dove devo fare una cosa buona. Cioè uno praticamente doveva vederlo là sopra e stare zitto, lasciarlo morire là sopra. Praticamente come la pensano loro, di vedere questa situazione qui, fa finta di nulla e a girarsi le spalle e andarsene. Ma quando una persona ha a cuore, è umano, non credo che... L'accusa di aver fatto un video. Non ho fatto assolutamente nulla di un video io, non ho assolutamente nulla di questo video. Io mi trovo in queste circostanze a casa con una famiglia, con un bambino disabile che non sta bene. Perché cosa? Ma la dimostrazione di questo, cioè perché quale motivo io mi trovo fuori in queste circostanze, con questa sofferenza che io adesso sto passando con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei vicini. C'è una bambina di un anno e mezzo, c'è un bambino disabile e mi hanno messo fuori così, senza leggere e scrivere. Ma è chiaro la ragione, loro vogliono creare un terrore, perché domani mattina nessuno, nella loro logica, dovrebbe minimamente ribellarsi. Subire in silenzio e basta. È sbagliato questo, perché se una persona vede un'altra persona che bisogna oggi aiutarla, bisogna andare incontro a tutto questo, non girarsi le spalle e andarsene. Cioè non è un reato vedere una persona, vedere una persona che sta in grave difficoltà, chiamare. Noi abbiamo rispettato il codice. Abbiamo rispettato il codice dello stabile, che dice quando una persona è in grave difficoltà la devi intervenire con tutti gli enti possibili, altrimenti addirittura sarebbe stata un'omissione. Sì, sicuramente sì, perché questa persona qui che sarà dimenticata, sbracciava vistosamente a chiedere aiuto, noi abbiamo fatto tutto il possibile fino a quando le forze nostre dove siamo arrivati. Però essere dopo, fare una cosa buona e poi essere licenziato o sospeso, cioè per fare un gesto di questo genere, non lo so, ma adesso le pene le sto passando io con una famiglia, ripeto, con una famiglia a casa, con un bambino disabile. Io intanto le faccio in bocca al lupo e sono convinto che la giustizia ordinaria, la magistratura, le renderà giustizia, è il caso di dire, scusate il bisticcio di parole. Dico soltanto una cosa: i vertici di ArcelorMittal, che dovrebbero rispondere penalmente per i gravissimi reati che commettono quotidianamente, hanno anche il coraggio di fare questo. E allora a questo punto io chiedo che tutta la classe politica di qualsiasi colore intervenga ovviamente anche la magistratura, come è doveroso, perché qui siamo in un regime di terrore. Gli assassini vogliono passare per angeli e gli angeli sono trasformati in assassini. Sveglia Taranto.